La parola è rivolta a noi, soprattutto a noi, che abbiamo ricevuto la parola e l'abbiamo ascoltata e continuamente ogni giorno ascoltiamo la predicazione, ascoltiamo l'annuncio degli apostoli ed è una parola fortissima perché ci insegna a stare in questa generazione, in questo mondo, in questa società neopagana. Spesso ciò significa stare con i nostri figli, nipoti, stare con i ragazzi della scuola, stare sul lavoro. Perché forse non ce ne rendiamo conto, ma accanto a noi ci sono tantissimi abitanti di Tiro e di Sidone che non hanno ricevuto ciò che abbiamo ricevuto noi, non hanno potuto ascoltare quello che abbiamo ascoltato noi, soprattutto non hanno sperimentato quello che abbiamo sperimentato noi. Per questo è impossibile giudicare nessuno, impossibile pensare male di nessuno, impossibile parlare dall'alto al basso a nessuno, impossibile. Queste parole dovremmo inchiodarcele veramente nella mente. Se Tiro e Sidone fossero stati compiuti i prodigi che avvennero in mezzo a voi, già da tempo sarebbero convertiti, vestite di sacco e cosparse di cenere. Ora, non so se noi oggi siamo vestiti di sacco e cosparsi di cenere, in senso metaforico evidentemente, non solo, non solo, però non so se veramente oggi tu hai come vestito un sacco, niente, sapendo che tu sei veramente poca cosa e che tutto quello che hai lo hai ricevuto. E cosparso il capo di cenere, vivendo costantemente nella memoria del Venerdì Santo, della conversione. Polvere siamo e polvere torneremo. Siamo cenere, niente più che cenere, che il Signore ha guardato, ha preso con le sue mani e ha ristabilito nella dignità di figli. Trasforma con il suo amore, con la sua misericordia, la cenere in oro. Ma noi siamo cenere, senza di lui siamo cenere. Il capo con i nostri criteri, dove partoriamo i criteri, dove giudichiamo, dove guardiamo gli altri, dove pensiamo male degli altri e magari gli annunciamo anche il Vangelo, e magari pretendiamo di educare, e magari pretendiamo di insegnare, di condurre, di consigliare. E mi viene veramente la figura di Giona, inviato a predicare la conversione a Ninive. Di tanti apostoli, di tanti santi che sono venuti dal peccato, hanno avuto un'esperienza di conoscenza di se stessi, e quelli che non hanno avuto questa esperienza direttamente l'hanno avuta per grazia. Tanti santi hanno potuto vedere l'abisso del proprio cuore, e di fronte a questo, ovviamente, risplende immensa e completamente gratuita l'opera di Dio, i miracoli, i prodigi avvenuti nella loro vita. Per questo Ninive si è convertita, perché ha avuto dinanzi a sé Giona. un profeta che veniva dalla sua stessa identica esperienza, un profeta duro di cuore, duro di cervice, che voleva scappare, che non voleva fare la volontà di Dio, un profeta che è morto, è stato sepolto nel ventre di un pesce e per pura grazia è risuscitato. Da questa esperienza ha potuto annunciare la conversione, e i niniviti non si sono sentiti giudicati perché avevano davanti a loro uno come loro, che aveva ricevuto grazia senza alcun merito. Ma questo è vero anche per il nostro Signore Gesù Cristo, che si è fatto peccato, si è fatto l'ultimo, ha lasciato che lo insultassero, che lo rifiutassero, che lo accusassero di eresia, di bestemmia. È morto come il peggiore tra i malfattori, tra coloro i quali hanno rinnegato Dio. È morto per una bestemmia, no? Cercavano un capo di imputazione, e quando si è presentato come il figlio di Dio è stata decisa definitivamente la sua morte, ed è morto in croce. Quando vedi la croce, vedi la tua povertà, la mia povertà, che non era evidentemente sua, ma l'ha assunta al punto che tu sulla croce non vedi la gloria, ma vedi l'annientamento, vedi la tua situazione. Contemplando la croce, noi guardiamo ciò che siamo e contempliamo in essa l'amore infinito di Dio, che non ci ha lasciato lì, non ci lascia oggi lì. Questo è un apostolo, non può non essere crocifisso, è impossibile. E non che debba cercarsi chissà quale grande croce. Mi vanterò della mia debolezza, perché appaia a me la potenza di Dio. Di questo mi vanto, non che sono stato all'ultimo cielo e ho contemplato ciò che nessun uomo ha visto, no? E poi sono stato crocifisso con Cristo. Non sono più io che vivo, ma è Lui che vive in me. E Paolo, quando annuncia il Vangelo, partendo dalla sua esperienza, racconta sempre i suoi peccati, racconta sempre la sua debolezza. È un aborto. Cioè cenere. Allora, questa è la parola di oggi che ci aiuta anche nelle relazioni interne. Come guardi tu questa sorella ogni giorno? Guarda che forse è un tempo difficile per lei. Ma sono anni. Sì, sono anni, perché sei tu che misuri il tempo di difficoltà di una sorella.
Sei tu che decidi quando deve uscire da una crisi, quando deve convertirsi. Lo decidi tu, lo decido io. Decido io i tempi di mio figlio, di mia figlia, di mio marito, di mia moglie. Lo decido io. No, non è stato così con te, è vero? Capita questa cosa così singolare, per cui nei nostri confronti abbiamo molta pazienza normalmente e soprattutto dimentichiamo, di fronte a un fratello, a una sorella, dimentichiamo la nostra storia. Così svanisce, come evapora. E invece no, guai a te. E questo guai a te è un lamento funebre, eh? È un lamento di fronte a un morto. Guai a te, perché se tu giudichi, sei morto. Ti stai convertendo oggi? Ti stai convertendo? Guarda che sto venendo a te. Hai ancora quel rancore verso quella persona? Ancora non riesci a entrare in comunione? O non vuoi entrare in comunione? Perché è il Signore che dona la comunione. Ma nel tuo cuore c'è il desiderio di entrare in comunione? C'è il desiderio di perdonare, di amare, di avere misericordia? Esattamente quella che Dio ti usa costantemente, la pazienza che Dio ha con te, con me, riempiendoci di doni, riempiendoci di prodigi. Hai questa volontà? Poi lascia che il Signore lo faccia. Non è detto che l'altro lo desideri, non è detto che l'altro abbia questo momento per accoglierti. Ma tu entri nella pace, allora il Vangelo arriva e dà frutto, allora sei un apostolo, perché nella tua debolezza, nella tua povertà, la tua storia racconta l'amore di Dio, la tua storia racconta, annuncia l'amore di Dio, la tua debolezza, la mia debolezza raccontano l'amore immenso che ha il Signore per ogni persona. E questa debolezza, questa povertà, anche gli stessi peccati raccolti da Cristo e inchiodati alla croce diventano un segno per tutti quelli che sono accanto a noi. Immagina una comunità cristiana dove questo si compie in tutti i fratelli, in tutte le sorelle, c'è un godimento costante gli uni per gli altri, godendo e gioendo per l'opera di Dio compiuta nel fratello. Allora cambia completamente la prospettiva, che non precipitiamo negli inferi come Lucifero, che si è creduto Dio, o come Cafarnao, una città superba. Oggi sono le rovine di Cafarnao, e sta sotto il lago la maggior parte, precipitata. Allora che il nostro uomo vecchio sia precipitato, che la nostra vecchia Cafarnao sia anche oggi precipitata, e possiamo oggi godere, benedire, ringraziare il Signore per il suo amore per noi, e questa benedizione, questa gratitudine sia il sentiero che ci avvicina al fratello, alla sorella.